La pandemia frena la corsa dei liberi professionisti. Sono 38.000 quelli che hanno chiuso i battenti nel 2020, con calo del 2,7% rispetto al 2019. I più colpiti sono stati gli studi professionali con dipendenti, calati del 7%, ma più in generale è tutta l'area del lavoro indipendente a soffrire, lasciando sul campo 154.000 posti di lavoro. La crisi ha picchiato più dura al nord, dove si è registrato il calo più forte tra i liberi professionisti. Questo è lo scenario tratteggiato dal sesto rapporto sulle libere professioni in Italia di Confprofessioni. Gli effetti della pandemia si stanno facendo sentire, già i dati in precedenza non erano così rassicuranti, perché dopo una crescita che è stata importante negli ultimi 10 anni di professionisti che hanno aumentato una misura di circa 250.000 unità, dei quali questo particolare che è emerso oggi di 165.000 donne in più rispetto agli uomini che erano cresciuti soltanto di 47.000, quindi un dato anche abbastanza così anomalo, diciamo, sotto un certo profilo. Purtroppo poi invece è arrivata la pandemia con tutte le conseguenze del caso e i professionisti si sono ridotti di circa 38.000 unità e purtroppo i dati sono preoccupanti perché le previsioni dicono che questo numero tendenzialmente potrebbe aumentare anche nel corso d'anno. Una minore attrattività del lavoro libero professionale. Per cui i laureati, se possono, preferiscono scegliere il lavoro dipendente e non il lavoro indipendente. Le ragioni sono molteplici e lo si vede anche dal calo degli esami di Stato, eccetera, eccetera. La prima è che c'è un peso fiscale e previdenziale troppo elevato su chi apre una partita IVA, una start-up. La seconda è che ci sono costi organizzativi sempre più elevati, banalmente anche l'affitto di un ufficio, l'organizzazione, eccetera, eccetera. E la terza, come dire, che o si nasce grandi o i piccoli fanno fatica, no? E quindi, siccome è difficile nascere grandi, alla fine si sceglie meno l'attività libera professionale rispetto a una volta.